Vitriz, inverno 2019-2020. Allora, se qualcuno è stato attento, mi ha visto a Parigi e a Madrid alle fiere campionarie dove ho presentato. Adesso è in distribuzione. Le vogliamo rivedere? Allora, la serie pilota. Questo è un primo modello. Il secondo e il terzo. Addosso questi hanno anche un tono abbastanza futuristico, stranamente, o anni 70. Ultimamente viene usato il termine steampunk, quindi ricordatevi steampunk. Invece torniamo al bacio, perché sapete benissimo che Vitrizia nasce con il bacio a guancia. Ebbene, è la serie dei baci. Eccolo il bacio. Quindi lo spazio per dare un bacio alla signora che indossa questo cappello. Quindi è una richiesta di attenzione che ho fatto anche senza piuma per chi non ha questo vezzo. Poi abbiamo il grande bacio. Eccolo qua. Quindi è decorata tutta la parte laterale di questa signora e con la piuma sopra. Altre novità. Abbiamo sempre della serie dei corone, perché chi si ricorda bene, Vitrizia nasce anche con la corona Tudor. Siamo andati in Egitto, quindi abbiamo Nefertiti 1 e Nefertiti 2. Quindi, perché Nefertiti? Perché Nefertiti era la moglie di Akhenaton, quindi incominciamo a dargli un significato di donna, sì, di legame familiare, però di grande personalità, quindi di una donna che porta avanti dei valori, di un percorso a due. Vogliamo parlare dei guanti, i nuovi guanti, ecco qua. Questi sono gli hand warmers, un vero vezzo per chi vuole indossare i guanti tutto il giorno. Questo è uno. Poi abbiamo questo, che invece porta una corolla intorno al polso. Poi questi, che sono con questa linea verticale. La differenza è la lunghezza, perché l'anno scorso, se ricordate, il mio guanto era questo, il Tudor, è diventato più corto ed è diventato anche molto lungo, quindi le lunghezze ne abbiamo tutte. Questo qua ovviamente per i vestiti con la manica corta, però si può anche arrotolare tutto intorno al polso. Ecco qua il guanto a spirale. Poi la novità sono i guanti, la lana di Pecore Attive. Andate a visitare pecoreattive.it. Questa azienda sta portando avanti un progetto etico molto interessante. Le pecore di Altamura, quindi pugliese, che sono una razza particolare, autoctona, viene tosata una volta l'anno. Viene trattata con l'olio extravergine d'oliva e lavata col sapone di Marsiglia. Ne esce una lana particolare e io l'ho usata per fare tre pezzi. Questo è il basco e il guanto. Tre pezzi, perché è una lana molto particolare e ce la studieremo insieme. Allora, vitrizia.com, ricordiamocelo. Questa qua sarà una delle novità che troverete l'anno prossimo online. Sono dei fascinator, e quindi cos'è? Una sorta di cerchietto, una sorta di fascia, una sorta di decorazione. Sono sia da donna che da ragazza e sono in tutti i colori, sempre con il motivo di Vitrizia, dei fiori e dei cristalli, spesso quadri, che sono molto particolari. Venite a vedere.
ora che vi faccio vedere. Allora, Vitrizia cos'è? Un omaggio alle donne, quindi non poteva mancare il bouquet. Il bouquet, e io il bouquet lo indosso. Venite online, vitrizia.com, che lo trovate, e i fiori li potete scegliere se li volete rossi, li volete fucsia. Allora, Vitrizia è personalizzazione, quindi io vi propongo delle idee e voi mi potete dare anche la vostra versione. Vi aspetto online.